Il massiccio delle Calanque si distende nella zona costiera tra Cassis e Marsiglia. Dalla sua estremità più occidentale si domina sulla città di Marsiglia. Una delle escursioni più frequentate parte dalla Calanque de Portmieu, presso Cassis. Dopo un tratto di sentiero si raggiunge la Calanque de Portpin, la cui spiaggetta di ciottoli costituisce una prima meta per molti. Proseguendo sul cosiddetto sentiero panoramico, si prende quota sul lembo di terra che separa questa calanque dalla successiva. Ed ecco che compare la calanque d'Anvaux, forse la più bella di questo versante. Lungo il sentiero si susseguono scorci magnifici sulle acque verdissime. Raggiungerle si scende su un sentiero ripido ma adeguatamente attrezzato. Qui si trova una nuova spiaggetta al fondo della Calanque, dove un tuffo rinfrescante nella sua acqua cristallina, ma ancora abbastanza fredda, è d'obbligo. Ritornando sui miei passi con qualche variante di percorso, si aprono altri scenari. Di ritorno a Cassis, indugio nella visita della cittadina e del suo porticciolo.
Partendo dal quartiere universitario di Marsiglia, Lumini, una strada che poi diventa sentiero si addentra nella Calanque de Sujiton. Purtroppo il sentiero per il Belvedere de Sujiton è chiuso, ma si può scendere nella stretta gola formata dalle rocce. Qui le calette che si incuneano fra queste formazioni rocciose sono davvero suggestive. Valicando un costone raggiungo poi la Calanque de Morjoux. Le Calanques sono anche teatro di varie vie d'arrampicata sulle falesie. Parto questa volta dalla Route de la Gineste e mi inoltro in questi paesaggi brulli e assolati, su sentieri assai meno frequentati. Dopo una lunga ma dolce salita, raggiungo la Crête de l'Estrée, che si affaccia su Marsiglia. Dopo il Col de la Grande Candelle, il sentiero, poco marcato e non sempre facile da seguire, scende verso il mare, aprendo scorci spettacolari sulle falesie. Raggiungo così il sentiero sulla Falaise de Devançon, che si affaccia a picco sulle pareti.
Continuando fra scorci spettacolari e dopo una ripida discesa, completo infine l'anello, ritornando alla Route de la Gineste. Lungo il viaggio di rientro, con una deviazione, percorro parte della Provenza, dai bei paesaggi fioriti. Ma l'attrazione principale, la lavanda, sta appena iniziando la sua fioritura.